Di un acceso dibattito che continua a dividere l'opinione pubblica. Ma sentiamo Stefano Birocchi. È sufficiente osservare un po' più attentamente il cielo per capire che c'è qualcosa di anomalo. Dopo un'apparente pausa estiva, nei cieli dell'isola sono ricomparse le cosiddette scie chimiche, diverse da quelle dei velivoli di linea, emesse da un intenso traffico di aerei non identificabili che percorrono rotte non convenzionali, formano ampi reticoli che nelle ore successive si espandono velando il cielo. Se fosse stato comunque qualcosa di buono ci avrebbero detto cosa stavano facendo nei nostri cieli. Negli anni alle iniziative di associazioni e comitati sono seguite interrogazioni in consiglio regionale e in Parlamento, ma nulla è stato chiarito. Il dubbio principale è se esistano pericoli per la salute dei cittadini in una vicenda che da oltre un decennio alimenta un dibattito internazionale particolarmente attivo sulla rete. E non sappiamo come farci sentire, anche perché io penso che sia il nostro diritto e il loro dovere tutelarci. Sul fenomeno pesano inquietanti interrogativi che approfondiremo nel corso della nostra inchiesta. Si tratta veramente, come sostengono in molti, di esperimenti per il controllo del clima o per le radiocomunicazioni? C'è una relazione con l'accordo di collaborazione Italia-USA del 2003 su scienza e tecnologia dei cambiamenti climatici, nel quale si fa riferimento a siti sperimentali italiani dove vengono modificate artificialmente le condizioni ambientali? Cosa sono i filamenti che si depositano al suolo dopo la formazione delle scie e perché in quei luoghi sono stati rilevati metalli pesanti nell'acqua e nel terreno? Esiste un legame fra il fenomeno e la misteriosa scomparsa di alcune persone in cerca di risposte. 2 anni fa nel mare di San Vero Milis scompariva Franco Caddeo, antennista oristanese fra i più attivi ricercatori indipendenti. Il suo gommone era stato recuperato alla deriva con il motore acceso. Caddeo è ancora dato per disperso. Ogni giorno fotografo quello che i miei occhi purtroppo vedono, cioè vedo degli aerei comunque che passano sulla mia testa, che non hanno nessun segno di riconoscimento, e fanno cerchi, fanno croci. La loro convinzione, che supportano con un'enorme mole di documentazione di varia natura, è che non si tratti di normali condensazioni create da motori jet, ma dal rilascio di sostanze chimiche per esperimenti militari di controllo del clima o per le radiocomunicazioni con possibili effetti negativi per la salute dei cittadini. Dopo che passa l'aereo, che rilascia la scia, praticamente questa scia rimane nell'aria, piano piano si allarga fino a formare poi una cappa nel cielo. In una bellissima giornata d'estate si iniziano a intravedere questi aerei che passano e a metà giornata il cielo è completamente oscurato. Diciamo che è abbastanza logico dedurre il fatto che c'è qualcosa di anomalo. La tesi che non si tratterebbe di voli civili è avvalorata dal consistente materiale raccolto nell'oristanese. Gran parte dello spazio aereo in quell'area è infatti interdetto ai voli commerciali. La zona rossa indicata dalla mappa sulle aerovie fornita dall'ENAV, l'ente nazionale per l'assistenza al volo, riserva quello spazio al sorvolo militare. Dopo una pausa estiva è ripreso un intenso traffico, puntualmente immortalato da centinaia di macchinette fotografiche, nell'isola come in molte altre parti del mondo, per un fenomeno che continua a far discutere e dividere l'opinione pubblica. Negli ultimi anni ci sono state iniziative di associazioni appositamente costituite, interrogazioni in Consiglio regionale e in Parlamento, ma nulla è stato chiarito sulle cosiddette scie chimiche segnalate anche nei cieli dell'isola. Adesso è l'Adiconsum sarda a tornare alla carica. Il segretario regionale Giorgio Vargiu ha scritto una lettera aperta al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, a tutti i ministri, chiedendo che venga fatta un'indagine sul fenomeno per capire in particolare se esistano pericoli per la salute dei cittadini. Continua infatti, specialmente nella Sardegna centrale, l'intenso traffico di aerei non identificati che tracciano strisce bianche diverse da quelle prodotte dai velivoli di linea. Intersecandosi fra loro generano un reticolato che si espande formando un manto nuvoloso su un'area molto vasta. Ambienti scientifici internazionali sostengono la tesi che le tracce contengano sostanze nocive per la salute come silicio e metalli di altra natura. Secondo alcuni la vicenda sarebbe riconducibile ad esperimenti militari o civili per le radiocomunicazioni o per provocare mutamenti climatici. A questo proposito Vargiu cita anche l'accordo di collaborazione Italia-USA del 2003, denominato Cooperazione Italia-USA su scienza e tecnologia dei cambiamenti climatici, nel quale si fa riferimento a siti sperimentali italiani dove vengono modificate artificialmente le condizioni ambientali a cui è esposta la vegetazione e di meccanismi di risposta delle piante.
comuni effetti di condensazione generati dai motori degli aerei, secondo la spiegazione dei meteorologi dell'aeronautica, irrorazioni di sostanze chimiche dannose per la salute, appositamente rilasciate per esperimenti di modificazione del clima o per le radiocomunicazioni, nella ferma convinzione di gruppi sempre più ampi di persone. Il fenomeno delle cosiddette scie chimiche, osservato anche nei cieli dell'isola, produrrebbe effetti riscontrabili anche a livello del suolo. A preoccupare sono soprattutto dei particolari filamenti simili a ragnatele che spesso compaiono dopo il passaggio dei jet che rilasciano le scie più persistenti. Alzato gli occhi in alto, praticamente ho trovato il cielo pieno di queste ragnatele. Cioè che si vedevano in controluce? Si vedevano in controluce. Avendo la fobia dei ragni, cioè, ho pensato di aver avuto un'allucinazione. Ho girato lo sguardo verso le macchine erano completamente avvolte. Erano filamenti lunghi anche 4 metri. In Sardegna, come in altre parti d'Italia e del mondo, questi filamenti sono stati raccolti ed analizzati. Il risultato è stato sorprendente. Sono polipeptidi, sono polimeri biosintetici, cioè in parte derivati, modificati geneticamente. Le analisi indicherebbero la presenza anche di altri elementi nocivi per la salute. I metalli pesanti come bario, alluminio e quant'altro, inalati, insieme al quarzo, ad esempio abbiamo trovato anche il quarzo, bene non fanno ai polmoni. I filamenti a questo punto svolgerebbero la funzione di vettore di trasporto. Fanno da paracadute per mantenere il più possibile nell'aria il metallo per gli scopi che può essere in parte la modificazione del clima. Siamo anni che investiamo il nostro tempo, soprattutto consapevoli dell'esistenza di un problema molto grave. Era stato uno dei primi in Sardegna ad organizzare un gruppo di ricerca strutturato per dare una risposta al fenomeno delle scie chimiche. Negli anni Franco Caddeo, oristanese, imprenditore di successo nel campo della progettazione e installazione di impianti audiovisivi complessi, aveva raccolto e studiato una quantità impressionante di materiale. I risultati aprivano via via nuovi percorsi di indagine, partendo tutti da una tesi. Le scie bianche che ricoprono anche i cieli dell'isola non sono il prodotto del normale traffico di aerei, ma qualcosa che ha a che fare con insalubri sperimentazioni climatiche o sulle radiotrasmissioni coperte dal più assoluto riservo. Come libero ricercatore potrebbe aver infastidito qualcuno. Quello che si sa ad oggi è esattamente quello che si sapeva lo stesso giorno, il giorno successivo alla scomparsa. Di Franco Caddeo non si sa più nulla da fine agosto di 2 anni fa. È ufficialmente disperso nel mare di San Verominis. Il gommone che aveva noleggiato per una battuta di pesca era stato recuperato alla deriva, col motore acceso, la marcia inserita, le lenze ancora in acqua. Una scomparsa a cui l'inchiesta, ormai archiviata, della procura di Oristano non ha saputo dare risposta. Impossibile per ora stabilire se possa esistere un qualche legame con la sua assidua ed accurata attività di ricerca. Ne risulta che Franco Caddeo avesse mai ricevuto minacce o intimidazioni. Sono sicuro che ne avrebbe parlato con noi, ne avrebbe parlato sicuramente. Francamente non diamo credito alla possibilità che la sua scomparsa sia legata all'attività che aveva nel campo delle scie chimiche. Pensiamo che sia stata una disgrazia. Resta una testimonianza significativa di una persona che ha lottato nella speranza di contribuire ad un futuro migliore. Siamo noi come esseri umani che dobbiamo cercare di capire che cos'è che sta succedendo. Sardo dei DS Gianni Nieddu, componente della Commissione Difesa, aveva deciso di depositare una nuova domanda al Ministro dei Trasporti Bianchi perché venisse effettuato uno screening dei piani di volo su tutto il territorio nazionale. È stato solo uno dei vani tentativi di risolvere a livello politico il rebus delle cosiddette scie chimiche, rilasciate anche nei cieli dell'isola da anonimi velivoli e sospettate di essere il frutto di esperimenti segreti, militari o civili, per le radiocomunicazioni o il controllo del clima, con possibili conseguenze dannose per la salute. Dal 2003 ad oggi sono state inutilmente presentate ben 11 interrogazioni parlamentari, 3 al Parlamento europeo e diverse nei consigli regionali. In Sardegna nessuna risposta per quella sottoscritta nel 2006 dai consiglieri Davoli, Uras e Pisu. Riproporremo in forma di